Alessandro Urzì, dunque sta avvenendo in queste ore il trasferimento dalle caserme Gorio all'hotel Alpi di un tot numero di profughi per liberare spazio in previsione dell'arrivo questa notte di nuovi profughi proprio da Napoli. Innanzitutto un suo commento. Beh, non si possono fare le operazioni nottetempo di nascosto sperando che nessuno se ne accorga, perché questo di fatto è accaduto e questo è forse l'aspetto che mortifica di più. Ci troviamo in centro storico a 100 metri dalla piazza Walter, a 200 metri dal comune. Qui dove dovrebbe sorgere quel grande centro commerciale Benco è il cuore della città, e la provincia, con il silenzio assoluto ancora una volta del comune di Bolzano, accettano che il cuore pulsante della città si trasformi in un campo profughi. Qui non c'è il giudizio morale rispetto al profugo, è un'altra questione, ma mi domando con quale tipo di ragionevolezza si accetta di trasformare il cuore di una città come quella di Bolzano in un campo di accoglienza per profughi. Ricordiamoci che solo oggi, quindi poche ore fa, il Consiglio Provinciale, su chiara indicazione dell'assessore Stocker, ha voluto bocciare, quindi PD ed SVP hanno bocciato la mia richiesta di trasferimento dei profughi nel territorio della provincia di Bolzano, nei comuni della provincia, in modo che non ci sia una concentrazione su Bolzano. Qui invece si raddoppia, ossia si libera la Gorio e si porta all'hotel Alpi per fare spazio alla Gorio a nuovi profughi, esattamente l'opposto rispetto a quello che avevamo chiesto. Dal punto di vista politico questa sembra una mossa da parte di Benco con la provincia per riuscire a spingere poi con il comune per arrivare a fare in modo che il progetto del Megastore approvato sia il suo e non quello della controparte. Ma come per dire, se non facciamo in fretta, io vi lascio questo albergo centro profughi per i prossimi 20 anni, se accelerate le procedure tiriamo giù tutto e non avrete il campo profughi. Forse si può intendere questo ad essere maliziosi, non lo so, rimane però il valore della cosa di per sé. Le amministrazioni provinciali e il silenzio totale, ero con il sindaco 5 minuti fa ad un dibattito, silenzio assoluto, si parlava di riqualificazione della città, si parlava in questo dibattito sull'elettorale su quali provvedimenti assumere per rendere Bolzano più bella, ecco.